Io sono Stefano Muroni, sono un ragazzo della provincia di Ferrara, ma che nel frattempo è diventato attore, produttore cinematografico, commissario per il Ministero italiano e, come a volte mi dicono, imprenditore della creatività. Negli ultimi anni abbiamo creato a Ferrara una filiera creativa unica in Europa che si chiama Ferrara, la città del cinema. E vista la potenza e il potere di questa filiera creativa abbiamo pensato di aggiungere un nuovo tassello, Gherardi, il villaggio del cinema. Gherardi è una frazione del comune di Iolanda di Savoia, siamo nel Basso Ferrarese. Qual è l'idea e qual è la visione? L'idea è quella di salvare e trasformare questo villaggio che si sta sempre di più spopolando in un villaggio del cinema, in un grande studentato per i futuri cineasti di domani. A Ferrara c'è una delle tre scuole nazionali del cinema, la Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini, dura 3 anni tutti i giorni, ci sono allievi da tutte le regioni italiane. L'idea romantica, ma straordinariamente moderna, contemporanea e forse a vocazione europea, è quello di far studiare i futuri allievi a Ferrara, ma farli vivere qui. Mi chiamo Lucio Bolognesi, in arte basic, faccio il muralista. Ho cominciato all'inizio degli anni 90, appunto avvicinandomi al writing, che è stata la mia passione per oltre 10 anni, e poi progressivamente mi sono spostato su un diverso tipo di soggetti e ovviamente di tecnica, e pian piano la passione si è trasformata appunto nel lavoro che faccio oggi. La mia parete vuole omaggiare il film di De Sica, Giardino dei Finzi Contini, per cui ci sarà dipinta una scena che ritrae 2 personaggi principali immersi appunto nel verde. Tra l'altro la parete è immersa essa stessa nel verde, quindi c'è una sorta di contesto nel contesto che si ripete e enfatizza poi tutto quello che è il dipinto in sé. Cerco sempre di provare a creare qualcosa di originale mescolando il vecchio al nuovo. Per me quello è il lavoro che cerco di portare avanti e che cerco poi di differenziare il più possibile da tutto il resto delle altre produzioni che si vedono in giro. Noi siamo la WASP, io sono Gabriele, lui Edoardo. Siamo una crew che è nata nel 2004. Questa volta abbiamo deciso di lavorare sul tema di questo film che si chiama La neve nel bicchiere, diretto da Florestano Vancini per Rai, è uscito nel 1984. Fare un murales qua ha sicuramente un impatto diverso rispetto a che farlo in una città con centinaia di migliaia di persone. Si crea un legame, e si crea un legame con noi, si crea un legame col muro. Ciao, sono Filippo in arte Mozzone, vengo da Rimini, faccio graffiti dai primi anni 90, da quando ero ragazzino. Io presento Riso Amaro, che è un film che non è stato girato qua a Ferrara, ma tratta le risaie, quel mondo che non c'è più, è molto legato insomma a questo territorio. Abbiamo voluto ricordare anche Sofia Loren, protagonista del film La donna del fiume di Mario Soldati, girato a Comacchio, e del film che lancia Sofia Loren in Italia e poco dopo nel mondo. Abbiamo voluto ricordare anche il capolavoro assoluto di Carlo Rambaldi, ferrarese, che nel 1982 realizza L'extraterrestre E.T. Vogliamo dimostrare ancora una volta che l'arte, il cinema, la creatività, la bellezza, le nuove generazioni
possono invertire la rotta, essere più forti rispetto al genocidio del tempo e poter ritornare a ripopolare questo paese che diventa un villaggio del cinema, che diventa Gherardi, il villaggio del cinema.